Grazie Presidente, un breve intervento che però ritengo di dover portare all'attenzione dell'Aula, che riguarda un effetto della cattiva gestione del sistema migranti in Italia. Vede Presidente, nel mio paese a Tradate negli scorsi giorni è accaduto un fatto abbastanza grave. Due richiedenti asilo che hanno già ottenuto il diniego del permesso di essere riconosciuti come profughi si sono azzuffati ponendo in essere degli atti di vera violenza. Ebbene Presidente, il prefetto di Varese ha emesso un provvedimento che mi lascia abbastanza basito, ovvero scrive il prefetto nel suo provvedimento: atteso che tale condotta è pregiudizievole nei confronti del percorso di integrazione, è prova del rifiuto da parte dei suddetti, ci sono nomi, cognomi e anche cittadinanza e provenienza, quindi tutti ovviamente identificati, dicevo, è prova del rifiuto da parte dei suddetti di accettazione delle normali, minime e imprescindibili regole che devono essere rispettate per la convivenza in ambito collettivo. Integra gli estremi di una condotta gravemente violenta e ha determinato un danneggiamento dei beni del CAS. E cos'è la fine di questo percorso, Presidente? Uno si aspetterebbe l'espulsione dal Paese? No. La fine di questo percorso è semplicemente ordine all'immediato allontanamento dal centro di accoglienza. È chiaro che si crea un paradosso, perché chi rispetta le regole è tenuto ad entrare e ad uscire dal centro d'accoglienza e a dare ovviamente delle prove della propria presenza. Questi che le regole non le hanno rispettate, hanno dato prova di essere violenti e, come scrive lo stesso prefetto, di non avere alcun obiettivo di integrazione, vengono messi a piede libero in giro per il Paese, senza alcun controllo e addirittura avendo a questo punto anche la patente di violenti. Credo che questo provvedimento o sia fatto male, insensato, oppure è oggettivo che nell'applicazione della legge emerge una lacuna fortissima. La certezza è che abbiamo in giro due persone violenti con il permesso del prefetto. Grazie.